Mezzanotte 25 minuti, edizione della notte del telegiornale della 7 per raccontarvi i fatti principali della giornata che si è da poco conclusa. E in primo piano c'è la maxi operazione della Procura di Roma che ha scoperto quella che è già stata definita come una cupola di stampo fascio mafiosa, alla guida della quale c'era Massimo Carminati, ex terrorista dei NAR, uomo in passato legato anche ai fatti della banda della Magliana. 37 arrestati, un centinaio di indagati, tra questi c'è anche Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma. L'organizzazione avrebbe sostanzialmente fatto affari con imprenditori, dirigenti di municipalizzate e anche esponenti politici per controllare attività economiche nella capitale e garantirsi anche numerosi appalti pubblici. Hanno messo le mani sulla città, gli inquirenti l'hanno chiamata la mafia capitale, un fiume carsico di quelli che si infilano ovunque, sotterranei, una organizzazione criminale capace di accaparrarsi appalti pubblici per milioni di euro e di pilotare politici con le armi, l'estorsione, la corruzione, l'usura. Una cupola nera guidata dall'ex NAR Massimo Carminati, boss della banda della Magliana, un'associazione fascio-mafiosa è la definizione degli inquirenti, che aveva però contatti anche a sinistra. 29 arresti, 8 ai domiciliari, 100 indagati, mazzette per corrompere, minacce e violenze per chi non si piegava al ricatto, tutto pur di vincere commesse del Comune di Roma, campi nomadi, rifiuti, migranti, di arrivare perfino ai soldi piovuti su Roma dopo la nevicata che l'ha messa in ginocchio. Il nome dell'operazione è Terra di Mezzo, come in una intercettazione spiega lo stesso Carminati. Stanno, come si dice, lì sopra, i morti sopra, loro, quelli della banda in mezzo, sopra quelli da corrompere, le istituzioni, colletti bianchi, sotto quelli che corrompevano, piccoli banditi, picchiatori, estorsori. Indagato per associazione mafiosa anche l'ex sindaco Gianni Alemanno, che avrebbe favorito la banda. La sua abitazione è stata perquisita. Chi mi conosce bene sa che le organizzazioni mafiose e criminali io le ho sempre combattute. Dimostrerò la mia totale estraneità e la sua difesa. Un'inchiesta certamente solida, dice il ministro dell'Interno Alfano, che aggiunge: mi auguro che Alemanno sia estraneo ai fatti. Dal partito di Alemanno evita di parlare Giorgia Meloni, è certo della sua innocenza La Russa. Tra gli arrestati ci sono i due maggiori manager degli enti comunali durante la sua guida, Mancini e Panzironi, ma nella bufera è finita anche l'attuale gestione del Campidoglio. Indagati il capo dell'anticorruzione, l'attuale presidente dell'Assemblea, Mirko Corati, PD, che si dice estraneo ma si è dimesso, e due consiglieri regionali, uno del PDL, Luca Gramazio, e l'altro del PD, Eugenio Patanè. Un quadro inquietante, afferma il presidente del Lazio Zingaretti. Un capitolo dell'ordinanza ha questo titolo: interferenze dell'organizzazione criminale nel bilancio pluriennale di Roma Capitale. Interferenze che per gli investigatori andavano avanti da anni all'ombra della malavita nera, da cui spuntano nomi già ben conosciuti come quello di Gennaro Mokbel, l'ideatore della truffa di Telecom Sparkle. Adesso la pagina politica, con il premier Matteo Renzi che da Algeri ribadisce di voler accelerare sulla legge elettorale, ma spiega anche che sarebbe contro la Costituzione collegare legge elettorale con le riforme costituzionali. Piuttosto il premier immagina una sorta di clausola di salvaguardia che consenta all'Italicum di entrare in vigore dal 2016. Il Presidente del Consiglio d'Algeri, dove si trova in visita ufficiale per sbloccare il cammino delle riforme, propone un compromesso tra le richieste di Berlusconi e le esigenze del Premier di fare presto. In pratica, chiede Renzi, approviamo subito la nuova legge elettorale, ma ne rinviamo di un anno la sua effettiva entrata in vigore. A patto però chiarisce che tra la nuova normativa sul voto e le modifiche costituzionali, ad iniziare dalla riforma del Senato, non ci sia nessun collegamento diretto. Possiamo pensare di far entrare in vigore la legge elettorale il 1 gennaio 2016, però è inaccettabile, spiega il Premier, collegare la riforma elettorale e quella costituzionale come se questa fosse una clausola per consentire l'entrata in vigore della legge. In questo modo il Parlamento avrebbe un anno di tempo per completare il cammino della riforma del Senato, che prevede una doppia lettura da parte del Parlamento. Il modo migliore per tenere in vita il patto del Nazareno, al riparo dal timore che attraversa Forza Italia la minoranza del PD, che l'approvazione dell'Italicum possa spalancare la strada alle elezioni anticipate già nella primavera 2015.
La stessa paura delle urne che aveva spinto Berlusconi a chiedere di posticipare il varo della nuova legge elettorale a dopo l'elezione del nuovo capo dello Stato. Una richiesta però immediatamente respedita al mittente da parte di Matteo Renzi, che ha fatto votare lunedì dalla direzione del PD una risoluzione che conferma l'accelerazione sulle riforme. È sempre caldo ovviamente il tema della successione a Napolitano. Secondo il Fatto Quotidiano, Renzi avrebbe offerto la candidatura a Riccardo Muti, ma la notizia è stata subito smentita da Palazzo Chigi, che l'ha definita strabiliante. Inoltre il figlio del maestro ha negato di aver parlato al Fatto di una proposta concreta rivolta al padre da parte di Renzi, ma il giornale ha confermato tutto. E adesso la pagina della cronaca con le indagini sull'omicidio del piccolo Loris. In serata a Ragusa è stata convocata, come persona informata sui fatti, la madre del bambino. Ci sono molti dubbi sulla ricostruzione di quanto accaduto, perché dalle molte immagini vagliate relative a quelle appunto date dalle telecamere di videosorveglianza, ecco, in queste immagini il bambino non si vede mai. L'unico indagato al momento è il cacciatore, l'uomo che ha ritrovato il corpo del piccolo, in casa del quale sono state scoperte munizioni da guerra. È stata sentita in serata in questura la madre di Loris Stivale, il bimbo di 8 anni ucciso sabato scorso a Santa Croce Camerina, a pochi chilometri da Ragusa. Quello che gli investigatori vogliono capire sarebbe perché nei video delle telecamere di sorveglianza sparse per il paese Loris non appare mai. Il piccolo non si vedrebbe nemmeno nell'auto con cui la madre lo avrebbe accompagnato a scuola. Circostanze ancora da chiarire, visto che i video sono di qualità piuttosto bassa. La madre non avrebbe poi riconosciuto le mutandine ritrovate a pochi passi dalla scuola del paese e che in un primo istante sembravano poter appartenere al bimbo. Le indagini accelerano quindi nel giorno in cui nell'inchiesta aperta per rapimento di persona, omicidio volontario, viene scritto il nome del primo indagato. Si tratta di Oreste Fidato, il pensionato di 65 anni che ha ritrovato il corpo di Loris in un campo semi abbandonato lontano 4 chilometri dal paese. Si tratta di un atto dovuto, si affrettano a dire gli inquirenti, un tecnicismo giudiziario per consentire esami irripetibili sulle due auto dell'uomo e sui suoi vestiti. Gli esiti di queste analisi, che verranno effettuate anche sugli slip ritrovati quest'oggi, arriveranno nei prossimi giorni. È stata una giornata importante per la siderurgia italiana, perché il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via libera all'acquisizione della Lucchini di Piombino da parte dell'algerina Cevital. 400 milioni di euro di investimenti, 1860 posti di lavoro. Per cominciare, è l'acciaio di Piombino ad aprire finalmente uno spiraglio di luce in un settore in gravissima difficoltà. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via libera alla cessione al gruppo algerino Cevital delle società Lucchini Piombino, Lucchini Servizi, Vertec Piombino e di quasi il 70% del capitale sociale di GSI Lucchini. Il piano industriale prevede a regime l'occupazione di tutto il personale dello stabilimento. Un annuncio, fa sapere il ministro Federica Guidi, che conferma la volontà del governo di preservare la produzione e l'occupazione nel settore dell'acciaio, fondamentale per il sistema industriale nazionale. Anche per il leader della FIOM, quello della Cevital è un signor piano industriale. Landini lo ha detto entrando al Ministero dello Sviluppo Economico, dove questa sera si continuava a discutere del destino dell'acciaio di Terni, dove, secondo quanto riferiscono i sindacati, non dovrebbero esserci licenziamenti perché l'azienda ha raggiunto l'obiettivo di ridurre l'organico attraverso gli incentivi per l'uscita volontaria. 290 addetti avrebbero accettato le proposte della ThyssenKrupp e adesso la strada per arrivare a un accordo sembra in discesa. Decisamente più nebuloso invece il futuro dell'Ilva, perché i 125 milioni del prestito ponte basteranno forse fino a gennaio. Poi l'azienda commissariata dal 2012 dovrà per forza trovare un nuovo padrone. Il governo non ha escluso che quel padrone possa diventare proprio lo Stato per il tempo necessario a risanare l'Ilva. Poi si procederebbe alla vendita. Viste le scarse garanzie offerte dagli acquirenti che si sono fatti avanti fino adesso, il governo con ogni probabilità interverrà con un decreto. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha inflitto una pesante multa al nostro Paese, una multa di 42 milioni da versare ogni 6 mesi per non aver rispettato gli obblighi imposti dalla sentenza del 2007 in materia di rifiuti.
Dopo 7 anni di richiami e di procedure di infrazione, la Corte del Lussemburgo ha deciso di condannare l'Italia a pagare una multa da 40 milioni di euro per il mancato rispetto della normativa europea in materia di gestione dei rifiuti e delle discariche ed altri 42 milioni ed 800 mila euro come importo massimo per ogni semestre di ritardo nel mettersi in regola. La sanzione è scattata per le violazioni in materia di tutela della salute e di protezione dell'ambiente. Le contestazioni sollevate dai giudici della Corte sono relative alle discariche illegali aperte sul nostro territorio per consentire lo smaltimento dei rifiuti. Mano pesante dunque dall'Unione Europea che in questo modo ha voluto porre l'accento sul mancato rispetto da parte italiana dei controlli sui rifiuti pericolosi, nocivi per l'ambiente e per la collettività. Le contestazioni sono relative ad una situazione che risale a 7 anni fa, ha sottolineato il ministro dell'Ambiente Galletti. Da allora, evidenziato il responsabile del Dicastero, siamo passati da 4.866 discariche abusive a 45 che saranno bonificate con i fondi stanziati nella legge di stabilità. Per quanto riguarda l'ammontare della multa, il ministro ha spiegato che il governo italiano sta lavorando in stretta collaborazione con le istituzioni europee per non pagare nemmeno un euro. Secondo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'Italia usa ancora troppo la discarica per smaltire i propri rifiuti e dal ritmo attuale saranno piene entro i prossimi 2 anni. In alcune aree, specie al sud, le discariche vengono usate per oltre il 90%, con la media nazionale che è al 37%, mentre nel 2013, nonostante i divieti, il 42% dei rifiuti urbani finiva in discarica senza alcuna forma di trattamento preliminare. E adesso c'è la pagina sportiva, la parola a Paolo Pellacani. Buonasera. Buonasera, allora cominciamo con il calcio, la Coppa Italia con il quarto turno che ha visto vincere Lazio, Sassuolo e Verona. La Lazio ha battuto il Varese per 3-0, agli ottavi troverà il Torino, il Sassuolo si è imposto per 1-0 contro il Pescara e troverà il Milan agli ottavi, mentre il Verona ha sconfitto il Perugia per 1-0 e affronterà la Juventus. E Galliani, l'amministratore delegato del Milan, lo aveva già annunciato domenica dopo il gol fantasma di Remy contro l'Udinese e oggi è arrivata la lettera indirizzata proprio al presidente federale Tavecchio. È giunto il momento di dotarsi di un sistema tecnologico di lettura certa e sicura, scrive Galliani a Tavecchio. Netta, subito, immediata la presa di posizione del capo degli arbitri Nicchi che boccia l'idea soldi sprecati. È stato di parola Adriano Galliani, passato ai fatti dopo la promessa di domenica, subito dopo l'ennesimo misfatto, sul gol di Remy non convalidato alla squadra di Inzaghi. Con una lettera sul sito del Milan si è rivolto al presidente della Federcalcio Tavecchio per perorare l'adozione della tecnologia gol non gol sui campi della Serie A. Per sostenere la tesi di una decisione che non può attendere ancora, Galliani ha ricordato come dal 2012 ci sia la possibilità, grazie ad una circolare della FIFA, di ricorrere alla Goal Line Technology. L'organismo mondiale del calcio regola i parametri cui ogni federazione deve attenersi. La Premier inglese ha colto subito questa opportunità nel 2013, adottando l'occhio di falco, sperimentato con successo agli ultimi mondiali in Brasile. Galliani esorta il presidente Tavecchio a introdurre l'uso della tecnologia in campo senza restare arroccati a posizioni di retroguardia. Un aiuto che si rende indispensabile per i nostri direttori di gara, spesso in difficoltà di fronte agli episodi che si sviluppano sulla linea di porta. Una difesa d'ufficio del sistema arriva dal presidente degli arbitri, Nicchi, per il quale la moviola sarebbe una spesa superflua perché i giudici di linea si stanno dimostrando all'altezza della situazione. Ma la tecnologia sarebbe utile anche per ridurre la cultura del sospetto. Il peso di Galliani all'interno della Lega potrebbe accelerare l'introduzione della Goal Line Technology, sensibilizzando gli altri club per un fronte compatto. La questione sarà portata all'attenzione del Consiglio federale e l'obiettivo potrebbe essere quello di giocare dal 2015 con la presenza dell'occhio elettronico. E Mario Balotelli rischia una lunga squalifica in Inghilterra perché potrebbe essere sanzionato duramente. L'attaccante del Liverpool su Instagram ha pubblicato una frase giudicata offensiva e razzista, ma lui si difende, era soltanto umorismo antirazzista. Ancora una volta Mario Balotelli si è messo nei guai. Certo, era difficile immaginare che potesse finire sotto inchiesta per presunte offese razziste. Il 24enne giocatore dei Reds, attualmente out per problemi fisici e protagonista di un inizio di stagione a dir poco deludente, rischia adesso anche una pesante squalifica da parte della Football Association, la severa federazione inglese. Galeotto ancora una volta l'abuso di un social network.
L'attaccante del Liverpool è sotto accusa per aver pubblicato su Instagram una vignetta raffigurante il personaggio di Super Mario e la scritta «Sì, come Mario, è un idraulico italiano creato dai giapponesi, parla inglese e somiglia ad un messicano, salta come un nero e raccoglie monete come un ebreo». A poco sembra essere servita la frettolosa retromarcia e poi la rimozione del post. Quindi i tweet con cui ha provato a chiudere il caso. «Mi scuso se ho offeso qualcuno», ha scritto, «ma volevo solo essere antirazzista con un po' di humor. Mi dispiace. Mia mamma è ebrea, quindi per favore tacete tutti», aveva scritto, rivolgendosi a chi lo ha criticato aspramente. Ma ormai la frittata, l'ennesima della sua seconda avventura in Inghilterra, è fatta. Entro venerdì dovrà fornire spiegazioni alla federazione. Altrimenti scatterà una squalifica di almeno 5 giornate. Inevitabile poi un altro processo a mezzo stampa con il tiro incrociato dei tabloid e delle televisioni inglesi. È tutto per lo sport, a te Luca. Grazie. Allora, prima di chiudere, un'ultima ora che arriva dagli Stati Uniti. La fonte è il Pentagono, che conferma che anche i caccia iraniani sono impegnati in una campagna di bombardamenti sulle postazioni dell'ISIS in Iraq. Mezzanotte e 41 minuti è tutto, vi ricordo l'appuntamento con l'informazione, torna alle 7:30. Grazie per averci seguito, buonanotte.